Ciao a tutti carissimi amici ed amiche, benvenuti in questa nuova lezione di filosofia in cui parleremo degli scritti e dei dialoghi socratici. Questi dialoghi sono tendenzialmente dedicati all'illustrazione e alla difesa dell'insegnamento di Socrate e alla polemica contro i sofisti e sono rivolti essenzialmente alla ricerca della risposta alla domanda qual è l'essenza della virtù? Platone successivamente e di conseguenza illustra i capisaldi del pensiero socratico che sono essenzialmente tre. Il primo è la virtù è una sola e si identifica con la scienza, ovvero con la sapienza. Il secondo è che solo come scienza la virtù è insegnabile. Il terzo è che nella virtù come scienza sta la felicità umana, la felicità dell'uomo. In questi dialoghi, come abbiamo detto nell'anteriore lezione, manca la soluzione appositamente per stimolare il lettore a ricercarla per proprio conto. Quindi vediamo che l'intento di Platone è quello di approfondire la natura del bene, che è oggetto di tale scienza della virtù in questo caso. Il metodo seguito è quello dialettico che si ammette in via di ipotesi l'ipotesi contraria a quella che si vuol dimostrare e si fa constatare che essa conduce a delle conclusioni contraddittorie, rimanendo quindi di conseguenza confutata, ovvero smentita. La virtù, afferma Platone, è una sola. È la scienza, è la sapienza e nello specifico è la scienza del bene, poiché se esistessero delle virtù indipendenti l'una dall'altra, per esempio la santità, il coraggio, la giustizia esisterebbero indipendentemente, dovrebbero essere possibili la sussistenza di ognuna di esse per proprio conto. Ma invece, se si isolano dalla scienza, dalla sapienza, nulla si può dire intorno alla loro natura, poiché non sono scientificamente indagabili. Ovviamente, se si allontanano dalla scienza, dalla sapienza, non si possono indagare scientificamente, quindi dimostrare la loro natura e descriverla. Inoltre, se le virtù fossero molteplici, ognuna di esse tenderebbe ad un diverso valore, ad un diverso ideale, per esempio o il bello o l'utile o il santo. Ma il bello, l'utile, il santo non si possono definire per proprio conto e indipendentemente uno per uno, ovvero che sono distaccati, sono separati, ma vi è un unico valore che comprende tutti gli altri, ovvero il bene. È là dove vuole arrivare Platone con questi dialoghi socratici, alla natura del bene. Adesso vediamo le tre teorie del linguaggio, che sono uno dei fulcri del dialogo socratico nel Cratilo, che è appunto un testo platonico. Il primo è che il linguaggio è pura convenzione, del tutto arbitrario. Il secondo è che il linguaggio è prodotto e deriva etimologicamente dalle cose, ovvero che il linguaggio viene proprio le parole che diciamo rappresentano una determinata cosa. Quindi la derivazione etimologica. Il terzo è che il linguaggio è una produzione dell'uomo, ma non una produzione arbitraria, poiché è volto ad imitare il più possibile le cose ed esprimerne la loro essenza. La sostanza, ossia ciò che l'oggetto è. Quest'ultima è la tesi principale di Socrate, Platone. Carissimi amici, adesso siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se è così, mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Adesso ci vediamo nella prossima lezione. Vi saluto e vi auguro una splendida giornata a tutti voi che mi ascoltate. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ciao a tutti, ciao da Fausto.